arrivato Giuseppe Randazzo, una festa che sta davvero tenendo per giorni e giorni, che fa l'opera, piena di vita, quello che ci voleva. Ma, sicuramente dopo lo stop per la pandemia abbiamo cercato di fare una festa, di farla ritornare alla vecchia luce, luce che è stata, diciamo, quasi spenta da un decennio. Abbiamo cercato, anche se è stato organizzato all'ultimo momento, con un gruppo di amici e conoscenti che ora sono diventati veramente i compagni di un bel viaggio. Il viaggio che è iniziato venerdì con un cantante lirico di Sacca che si chiama Carbone, poi c'è stata l'esibizione del gruppo Van Douglas e in chiusura abbiamo avuto Sasa Salvaggio. Poi sabato, come tradizione, si è avuta la esibizione della banda di Cimina, che è stata veramente alla grande, ha fatto dei pezzi di grande musica. E poi, come ha chiuso la serata, la banda di Caltabellotta. Infine la domenica, il momento clou religioso, che è iniziato sabato con la vestizione della Madonna e domenica con la processione, che è iniziata nel pomeriggio e che si è tenuta attraverso le vie strette, belle, pittoresche, tradizionali di Caltabellotta, con i fedeli che non si vedevano da molti anni, che hanno accompagnato la Madonna. E la cosa bella è stata la revocazione dell'incontro di Pasqua nello Spezzale della Oria, che è culminata con un spettacolo pirotecnico della ditta Pirolandia di Pagherino. Non è per fare la pubblicità, è stata una fantastica esperienza. Infine il momento più atteso, l'unico che ha avuto da Galapo avrà la partecipazione di Leo Gasman e Gian Gazzei, però con un grande amico che è Marcello Canizzo, che mi ha dato una mano dando una spinta a questa serata, e quindi lo voglio ringraziare pubblicamente, sia Marcello Canizza e suo entourage. In più un ringraziamento all'amministrazione comunale, ma in particolar modo vorrei ringraziare il maresciallo dei carabinieri di Caltabellotta, che sin da stamattina si è messo a nostra disposizione, oltre come tutore della legge, come uomo e come caltabellottese. Questo mi ci tengo a dirlo. È stato veramente grande fino a quando non abbiamo fatto la commissione e abbiamo avuto l'autorizzazione dalla questura. Lo voglio ringraziare dal profondo del cuore, maresciallo. E in più, oltre all'amministrazione di Caltabellotta, ci ha dato una mano anche l'amministrazione nella persona del sindaco di Burgio, che ci ha fornito alcune strutture, anche alcune barriere che ci servivano per poter realizzare e mettere in sicurezza l'evento. E purtroppo le norme bisogna rispettare. No, rispettare, tutto andrà bene. Speriamo, dopo un po' di patema d'animo che mi ha un po' percorso lungo il corpo e la mente, ora sono mi sento più rilassato e quindi spero di godermi la serata. Va bene, ci vediamo tutti insieme alla serata. Ci vediamo tutti insieme alla serata, prima con Leo Gasman e